Ma che è carnevale al 20 al 17 di dicembre? Oh. Lomaz, come siamo vesti, come sei vestito? Da grigio. Oh, Mico, come sei? No, te sei troppo ufficiale. Te sei ufficiale, pilota ufficiale. Sì, sì. Rispecchio il mio spirito natalizio. Sì, esatto. Il Grinch, invece io dopo si vedrà, sono un draghetto cattivissimo. Siamo, dove che siamo? Bizzarrone. Bizzarrone, vicino al confine con la Svizzera, mi pare. Per questo evento oggi gireremo non con le moto da enduro, non con le moto da cross, non con le moto da trial, non con le moto da strada, anche se sotto ho la tuta da strada. Ma gireremo non con il bidone dell'immondizia, quasi. Quasi gireremo con le grazielline in questo evento denominato Cazziella, che l'abbiamo saputo una settimana scarsa fa e siamo corsi a prendere. Come al solito compriamo, facciamo, distribuiamo. Esatto, come al solito appena sentiamo che c'è nell'area di fare una stronzata noi siamo dentro, e quindi siamo andati, abbiamo comprato le due grazielle fatte preparare dal buon Dalk Race, sempre il reparto Forse, sempre lui. E adesso vediamo, pare che sia una specie di downhill in goliardica in graziella, cercando... No, io l'ho presa molto seriamente. Cercando di non farci del malissimo e cercando di non portare a casa delle fratture. Dove? Adesso andiamo a iscriverci, costo di iscrizione esorbitante di ben 5 euro compreso un rifresco. Andiamo a iscriverci e poi vediamo come si svolge la cosa e quanto male riusciamo a farci. Sì, ma qua sono tutti pro, quelli sta mettendo le gomme. No, ma anche loro sanno cosa fare per scendere, io no. Io mi butto giù, bestemmio. Io se devo mettermi a cambiare la gomma scendiamo sui cerchi. Sì. O senza, sulle forcelle. Aspetta, hai fatto la prova di caduta? No. Oh, si va. A posto. Pronti via? Minchia, mi gira la testa però. Sì, ma almeno te aveva spiegato cosa serviva, te mi hai detto vai a ritirarmi la graziella. Due grazielle, grazie. Cioè, comunque è un casino. Cioè, sono... ma tu sotto almeno sei leggero. Ma anch'io qua. Non cambio gomma veloce adesso. Sto mettendo la gommetta da qualifica. Auto un po' di... Ma perché io sono di traverso, siete tutti girati così? Perché adesso quando danno il green light ti schiacciamo. Ah, ok. Emi, lui c'ha le gomme gialle e te no. Stasera vengono a casa con me. E per scrivere, non vedi? Oh, cos'è che dicevi del manubrio, Lomaz? Una fascetta. Cos'è che dicevi del manubrio? Che mi fa il macello. No, questo? Sottile. Ah, ok, sì. Ma quello serve per ammortizzare le buche. Esatto. Oh. Lo mazza ha rotto la bici prima di partire. Ah. Non c'è uno stacco. La pressione. Vieni con noi! Ma sono anche parti, no? Fatto la bestia. No, no! Non mi va la coda nei raggi, mi cappotto. No, no, è incastrata dietro. È incastrata? Sì, si è messa dentro nel portapacchi della graziella. Perfetto. Oh, ma ci hanno già distaccati, un attimo. Oh, piano! Lomaz, andiamo a prendere il furgone. Ma quei due termos che vedo, è quello che penso? Sì. Vin brûlé? Vin brûlé e? Sì, e te. Preferisco vin brûlé dovendo scegliere. Perfetto, tutto a posto. One eternity later. Finito. Finito prima di cominciare l'energia. Ce la faccio. Il Grinch l'abbiamo perso. È qua. Dai papà, eccoli qua gli altri papà. Allora. Io sono morto. Io pure. Ciao. Idea di merda mettere la tuta la moto sotto. Grazie. Siamo a 160 rotti battiti per minuto. Non male. Dov'è Nico?
lo picchiamo dopo. Dopo. Sei attenta alle ossicina. Si rompono facilmente. Fanno anche un bel rumorino quelle ossicina di Lomax. Bella, bella idea, bella idea di me. Bella. Dopo la discesa. Fin qui stiamo morendo. Ma prendetela con calma. Più calma di così. In che senso? Discesa, vai. Oh, ma stiamo scherziamo? Che succede? Sì, adesso facciamo un brindisino natalizio. Ah, sì? Giustamente, per il polpo. E così dopo con l'acqua nel corpo non senti il dolore. Qual è di brûlée? Sì. Apri! Guarda che caldo, eh! Guarda che caldo! Buono! Adesso il vin brûlée serve per anestetizzare, in modo che dopo quando rotoliamo dalla discesa non sentiamo male. Funziona così, no? Ragazzi, salute! E anche il vin brûlée! Aiuto! È stato bello! Grandi ragazzi! Grandi. È stato bello! Non frena. Metti i piedi dietro come facevi da piccolo. Non frena. Orco due. No. Orca puttana. Aia. Adagio qua, Sono, ci sono. Coloso, adagio. Mi freni! Ale! Vai! Vai, muore! Ale! Ma va! Ma no! Ma che arriva quell'altro dietro senza freni che è grosso? Ma no, salve. Ok, ha perso il gommino anche di quello dell'altro gommino. Ottimo. Com'è possibile che non siamo ancora caduti? Vai. Com'è Lomax? Com'è? Mannaggia. Si muore da eroi? No, si muore e basta. Aia, ma non ho luce a terra. Ah, porco, cioè ho i freni tutti tirati, eh. Aia. Ma facciamo scherzi e andiamo. Oh. Ho i freni tutti tirati e va giù, cosa vuol dire? Non hai i freni. Se non hai i freni. Oh! No. Oh! Siete pazzi a mettere un albero in mezzo alla strada. Occhio, che non frena. Occhio. Orco demonio. Ma toccano sotto. Oh. Ormai sono tuoi. Sì. Oh. Ma non frena! Non frena! Tutto a posto, è nuova! Porca puttana! No, ma ce la faccio, eh! Giuro che ce la faccio! Sì! È la cosa più assurda che mi hai visto! Più grande! Oh! Porca troia! È impossibile stare in piedi! Arrivati, orca troia! Vai libero! Arca puttana! Prendi l'altra! Ma vaffanculo! Rider, ok! Pazienza! Non contavo di arrivare fino in fondo con la bici intera, Ce la facciamo? Mi sono bloccato qualcosa, però ce la faccio. È tutta storta! Vai! Devo finirla!
Oh! Porco boia! Ma voi siete matti! L'ho piegata, eh! Minchia, ho piegato la forca! Adesso? Due ollis! Sì. Oh, piano che si rovina! No, mazzo! Perché la curva prima, no? Mi dava un po' di... Allora ho caricato, sono entrato pinzato, però... Però troppo! Sono un coglione, in sostanza! Ragazzi! Sopravvissuto, ma... Mi ha fatto più paura la salita della discesa, comunque, Che pensavo di morire in salita. Anch'io. Per il cuore. Lo ammazzo. Ci sta, dici? Ah no. Non puoi. Eh no, questo non è ferro. Niente, la portiamo a casa allora. Manu, andiamo a vedere di chi è la colpa. Drago, Manu, è tua la colpa, eh? È colpa mia, ragazzi. Senti, ma... E lui... Senti, ma è la prima che organizzate così o me la son, mi sono perso io le altre? No, è stata la prima. È Bella. Stata la prima, una delle, la prima delle tante, diciamo. Allora, la colpa è tua prima, poi di Nico, che settimana scorsa mi ha detto di sta roba. In un giorno abbiamo trovato due grazielle. Vestiti, sistemati in qualche maniera i vestiti. Però mi è piaciuto, bravi. Bene, Bella. Contento. Dopo ti aspettiamo la prossima. Senz'altro. Magari vengo con la bicicletta elettrica. Va bene. Io me la Allora, vivi, siamo arrivati vivi, interi, siamo arrivati interi, il Grinch mangia della focaccia, sì, perché c'è stato anche il rinfresco, le bici, la tua è arrivata bene o male sana, la mia si è piegata, quindi Dark mi spiace per la passione e l'impegno che ci hai messo a preparare nel reparto forse. Lavoro da fare, però c'è delle olis da mettere sull'anteriore. C'è da raddrizzare, da cambiare la forcella, credo. Qua in discussione dicono che era la prima di una lunga serie. Dicono che era la prima di una serie. Io, però, la prossima volta porto la bici elettrica. Io il KTM. Facciamo prima. Una banda di matti. Ci vediamo al prossimo video.